is our house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Mi rifiuto di accettare l'idea che l'uomo sia un semplice relitto. Un rifiuto abbandonato alla corrente del fiume della vita in cui è immerso. Mi rifiuto di accettare l'idea che l'umanità sia incatenata con nodi tragicamente indissolubili alla notte senza stelle del razzismo e della guerra, al punto che l'alba luminosa della pace e della fratellanza non possa mai diventare realtà. Blessed are the one-way ticket holders on the one-way street. Blessed are questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è una killing machine, è una macchina mortale. Ha una catena di produzione che va dalle disperate bidonville fino alle Twin Towers, passando per tutti i luoghi senza diritti, da quelli del lavoro a quelli delle libertà civili. Guardiamo lo scenario del mondo per come semplicemente è. Non appare difficile pensare che ben altre cose sono possibili. Diciamolo con semplicità. È del tutto possibile sconfiggere la povertà e l'ingiustizia. Ci sono potenzialmente le risorse. È del tutto possibile cacciare la guerra dalla storia. È del tutto possibile generalizzare il sapere, la cultura, la bellezza. È del tutto possibile universalizzare la democrazia e i suoi contenuti. With the side so sharp to cut him off at the knee, they rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks. Non partiamo da zero. I lunghi percorsi della civilizzazione hanno prodotto idee, istituzioni, forze politiche e sociali. Non c'è solo l'arbitrio del più forte, la vecchia infame legge del potente che schiaccia il debole a seconda dei suoi interessi. Lo Stato sociale, come lo Stato di diritto, è una prospettiva planetaria. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. La situazione è molto difficile, anche perché incombono il collasso ambientale e la povertà con un angoscioso fattore tempo. Un mondo sempre più impaurito si fa sempre più aggressivo, ma c'è lo spazio e abbiamo il dovere di riempirlo per un'iniziativa nuova, che raccolga un campo di forze determinato a battersi democraticamente, con coerenza, per costruire alternative. I venti del cambiamento ci sono, e alzare le vele è una buona decisione. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear.
There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Sappiamo che non ci saranno passaggi lineari, magnifici e progressivi. Dobbiamo affrontare nuove sfide. Abbiamo bisogno tutti di nuovi approcci. A questo credo vada finalizzata l'energia. Per rompere le gabbie del presente. C'è bisogno di una forte integrazione di pluralismi, di culture, di costumi e di modi espressivi. La partecipazione segna la differenza per un progetto che non può nascere nelle stanze della Realpolitik. Dal sociale viene un'energia che fa vivere il paese e il territorio. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We'd drive out of this valley. C'è un'immensa storia collettiva che andrebbe raccontata. Ha forgiato una mentalità, un modo di sentire il mondo. Per questo l'umile prosaico motto "un mondo diverso è possibile" è passato nella coscienza civile e nelle nuove generazioni. È passato perché ha avuto buoni testimonial non nelle chiacchiere, ma nei campi profughi. Non nei pomposi editoriali, ma sotto le bombe a Sarajevo. Nella solidarietà, nell'impegno politico, civile, fatto con coerenza ed integrità, con spirito di servizio. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright. Or in the darkest night. Abbiamo scelto di essere parte del campo di forze più vitalmente interessate al cambiamento. Siamo un'associazione di uomini e donne liberi e uguali, refrattari a ogni liderismo, che agiscono su un terreno, quello dell'autogestione, che produce ciò che i nostri antenati hanno chiamato emancipazione. Poiché dall'Europa sono usciti anche orrori, oltre che meraviglie, siamo consapevoli delle nostre responsabilità. Non dobbiamo lasciarci intimidire dall'ordine di grandezza della sfida che abbiamo di fronte. La strada da fare è lunga e aspra. Arrendersi al presente è il modo peggiore per costruire il futuro. At such a cost.